poi Pasquale dice: ho due domande. Provo di tradurre da inglese. Leggevo la parabola del buon seme e la zizzania e stavo pensando perché il padrone di casa, che è Dio, non ha permesso di Il padrone sradicare. del campo, Sì. field devo dire campo. Sì. Non ha voluto sradicare la zizzania, voglio dire, perché non permette che tutta la gente malvagia del mondo sia distrutta e che rimangano solo quelli che sono credenti. Perché la zizzania non dà niente di buono. Questa domanda? Sì. Non può farlo, perché se Dio avesse eradicato, distrutto i cattivi, per esempio cominciando con Adamo, che prima che si salvasse era cattivo, prima che si ravvedesse, quindi noi, la sua discendenza, non saremmo qui oggi. Va bene? Per esempio, tu vediamo Luca capitolo 8, verso 2-3, che anche nella casa di Erode, va bene, e anche se vai a seconda Timoteo, nella casa di Cesare c'erano credenti. Va bene, Paolo evangelizzava la casa di Cesare. Diciamo anche nella casa di Erode c'erano credenti, Luca 8, 2, 3. E quindi vediamo qui in questi casi del buon seme che provengono da Erode e da Cesare. Buon seme che proviene da zizzania. Ah, è possibile che la zizzania dà buon seme? Assolutamente sì, certo. Come quando, per esempio, non so, metti un albero senza frutti, su un albero senza frutti puoi innestare un albero diverso che porti frutti. Quindi c'è un albero morto senza frutti, tu gli innesti un albero fruttifero ed ecco che c'hai frutti. Quindi l'albero morto, l'albero, pardon, Ah, sì. l'albero senza frutti sarebbe come dire la zizzania, per Capisco, sì. esempio. E quello che tu gli innesti che porta frutti, va bene, quello è il seme buono che proviene dalla zizzania. Per esempio, i gentili, che sono i credenti cristiani, sono stati innestati sull'albero morto del giudaismo, senza frutti, che avevano respinto Cristo. Capisci? Poi, certo, qualche giudeo si salverà al momento di Dio, però Dio li ha bloccati, i giudei li ha eliminati, diciamo, dalla scena. E che il cristianesimo hanno preso il loro posto, perché gli ebrei non volevano condividere col mondo la loro salvezza. Ma anche loro possono essere salvati in E Cristo? una rimanenza si salverà, lo vediamo Eh in sì. Apocalisse 11. Anche loro possono lo stesso come i cristiani, Lo come con i stesso gentili? come i gentili, Sì. perché gli ebrei, contrariamente a certi insegnamenti sciocchi, gli ebrei non sono meglio dei gentili, perché come Paolo dice, un gentile, un pagano, che essendo non circonciso osserva la legge, diventa circonciso spiritualmente. Un circonciso, un ebreo che non segue la legge, diventa non circonciso spiritualmente. Sì, ho capito. Capisci Sì, sì, cosa, sì. dove siamo qui? Va Ok, bene. è chiaro. Allora, Dio non vuole distruggere la zizzania perché anche da zizzania può uscire buon seme. È logico perché. Se mio padre, supponiamo era zizzania, che non era, alla fine si è convertito, ma uno che muore non salvo, muore. Ecco, suo figlio può essere un credente, quindi per fermare la zizzania devi fermare la discendenza. Sì, è vero. Sì, ho capito. Infatti ci sono testimonianze di persone che dicono che sono cresciuta in una famiglia di satanisti, però dopo si sono convertiti a Cristo. Hanno fatto testimonianze bellissime come Gesù ha cambiato la loro vita, anche se i genitori erano zizzania. Dire così che erano zizzania, non lo so, solo Gesù sa chi è zizzania e chi no. Però queste persone, anche cresciuti satanisti, sono diventati cristiani. E quindi è Esatto, possibile. esatto. E, guarda, per esempio, tu vedi Matteo 1, tu vedi la generazione. Matteo 1. Sì, e noi vediamo che in Matteo 1 ci sono le genealogie. E qui vedi, per esempio, non so, al verso 7, Salomone generò Roboamo. Roboamo era un idolatra. Però da Roboamo vennero gli altri, generò Abia, quindi Asa, e Asa era un uomo di Dio. Asa generò Giosafat. Sì. Capite? Roboamo è quello che condusse Israele
alla distruzione, quello di Israele, il Roboam, il re di Israele. Sì. Va bene? Sì. Ok, andiamo avanti alla prossima domanda? Andiamo avanti. Da parte di Pasquale dice: Why doesn't God do something about the Muslims? Perché Dio non fa qualcosa riguardo i musulmani? E lo so che tu dici, e sono d'accordo con te, che è anche la colpa dei cristiani. Però perché Dio non fa qualcosa per aiutare gli cristiani in Africa? Vi ringrazio e Dio vi benedica a tutti. E perché Dio non fa qualcosa di aiutare i cristiani in Africa? E cioè, e vedi, e succede che il diavolo sta usando l'Islam per perseguitare i cristiani. Sì. Giungerà il tempo che Dio li punirà e li distruggerà. E anche molti di loro rimanderanno all'inferno, quelli che non si convertiranno. Però purtroppo dobbiamo notare che la Chiesa di oggi, in troppe parti del mondo, non hanno una strategia, un piano di rifugio per nascondersi, per esempio evangelizzare e poi incontrarsi di nascosto. Invece troppi di loro non evangelizzano, non si nascondono e sono come dei pollastrelli seduti in chiesa a farsi ammazzare. Sì. La prima chiesa non era così. Cioè questi cristiani non sono capaci di leggere la Bibbia, perché i pastori non gliel'hanno insegnata, neanche la storia della Chiesa. La Bibbia ti insegna a nasconderti. Paolo usava un cesto per farsi calare dalle mura di Damasco. Sì. Gesù si nascondeva. Sì. E questi cristiani non hanno questa saggezza, perché i loro pastori non li stanno guidando bene. Ora ci saranno sempre martiri, certamente, ci saranno sempre i cristiani che dovranno morire per la fede, ma non possono imparare dalla prima chiesa. Dovete incontrarvi di nascosto, dovete organizzarvi, fare movimenti segreti. Dove, se tu sei uno stato islamico, cosa stai a cercare il permesso di aprire un edificio, un cimitero religioso per la domenica mattina? Che cimitero diventerà? Mi pare che solamente ieri leggevo le notizie internazionali in inglese, una sventagliata di attentati, di morti, di distruzioni, auto saltate in aria a Baghdad, in Iraq. Cristiani, dato prima, c'è un cristiano che viene ucciso, martirizzato ogni 4 minuti. Non tutti questi qui muoiono da valorosi eroi, martiri cristiani. Molti di loro muoiono da fessi. Non è il piano di Dio che si facciano uccidere mentre sono lì seduti a scaldare sedie. Questi due fratelli gettati nel fuoco, Dio li benedica, non so la situazione. A volte è inevitabile di morire come Gesù, come i discepoli, però io ho l'impressione che qua come discepoli ne muoiono poco. La maggior parte muoiono perché hanno una strategia sbagliata, sono nel posto sbagliato, non solo evangelizzano in modo sbagliato, ma non evangelizzano del tutto. Il loro cavallo di battaglia è battezzare nell'acqua, non è concluso niente. Dai solo nell'occhio e solo molto fumo, poco arrosto, non sai neanche se quello battezzato nell'acqua è veramente salvato, solo i frutti lo diranno. Cosa serve quest'acqua? Solamente a dare nell'occhio. Non contare i battezzati nell'acqua, conta le anime che convertite, capisci? Quindi è la tattica sbagliata, va bene? Sì. E quindi ci saranno sempre, arriva l'anticristo, ci saranno morti, distruzioni. Dobbiamo abbracciare il modo di evangelizzare che faceva Gesù. Matteo 10:23, quando vi perseguite una città, fuggite in un'altra. Non avrete finito di andare neanche nelle città di Israele che il figlio dell'uomo sarà ritornato. Cosa voleva dire? Che no, ci sarà sempre un posto dove fuggire. Il cristianesimo di oggi è fuori binario, guarda, incredibilmente. Tutto orbita intorno all'edificio della domenica. I musulmani l'hanno capito questo. Capito? Una delle più grandi maledizioni contro il cristianesimo è stata la costruzione degli edifici religiosi, uno dei più grandi inganni del diavolo, questi idoli che si chiamano edifici religiosi riversano tutti i loro soldi, fanno debiti, mettono anche soldi che non hanno. Chi c'ha statue, chi c'ha edifici, chi c'ha organizzazioni. Dobbiamo tornare ai tempi di Gesù, della prima chiesa, che non avevano cimiteri religiosi, edifici, per 300 anni. È stato solamente quando hanno convertito dei templi pagani in templi cristiani.
era meglio che li lasciavano pagani, e la maledizione pagana è entrata nella Chiesa. Sì, ci saranno sempre i martiri, quelli che vengono uccisi, d'accordo, ma non così, che li stanno uccidendo come mosche. Sono lì a aspettare col cartello fuori. Domenica mattina alle 10 riunione, il musulmano dice, ok, alle 10 prepara le bombe. Dovete incontrarvi di nascosto, neanche tua moglie deve sapere dove ti incontri se tua moglie non crede. Tuo fratello che mangia con te al tavolo, insieme a te tutti i giorni, non deve sapere dove la Chiesa si incontra se lui non è credente. Amen. Capisci? E qui operiamo noi così. Amen. Capisci? Non diamo indirizzi a destra e a sinistra, non ci interessa Facebook, foto, eccetera, perché ci sono sempre i Giuda. Sì. Capisci? Noi abbiamo imparato negli anni, attenti ai Giuda. Capisci? Ci è voluto un Giuda per catturare Gesù. Amen? Amen, sì. Quindi attenzione, fratelli. Usare saggezza. Morire per Gesù è una gloria, però morire da fessi no. Certo, se salvi in cielo ci vai, ma capisci? Il soldato che si fa uccidere in battaglia perché abbassa lo scudo e fa una passeggiata, non è un eroe, è un fesso. Va bene? Sono parole dure, lo so, però servono perché a qualcuno serviranno. E chissà che per grazia di Dio non servono a evitare morti. Sta arrivando in Italia, sta arrivando in Europa, Stati Uniti. Sono già arrivati, i musulmani sono lì ad affilare le armi. I servizi segreti si aspettano attacchi terroristici nelle metropolitane. Martiri musulmani, ci sono notizie che vogliono infettarsi di Ebola e viaggiare sugli aerei occidentali. Wow. Andiamo avanti. Ok, prossimo messaggio da un'altra sorella. È la prima volta che lei ci scrive.